Buonasera a tutti, bentrovati. Bentrovati, un caro saluto ai confratelli, ai catechisti, agli educatori e ai capi scout e un abbraccio a tutte le commissioni per l'evangelizzazione che questa sera sono con noi e ci seguono. Siamo al secondo appuntamento formativo che quest'anno l'Ufficio Catechistico Diocesano ci propone. Vi porto i saluti del direttore di Don Antonio e i saluti anche di tutti i componenti dell'equipe che cogliamo l'occasione questa sera per ringraziare per la loro dedizione, la loro disponibilità, il loro contributo che sempre ci danno. Una parolina per introdurre l'incontro di questa sera. Il direttore generale per la Catechesi ci indica le tre dimensioni formative di ogni catechista, di ogni educatore: l'essere, il sapere e il saper fare. A queste tre dimensioni formative, gli orientamenti dei vescovi Incontriamo Gesù ne aggiungono una quarta, quindi l'essere, il sapere, il saper fare, in più il saper stare con. Saper stare con. Il percorso formativo che l'Ufficio Catechistico quest'anno ci propone ha come slogan, come titolo, proprio il sostare, sostare. Saper stare con, declinato nel primo appuntamento che abbiamo vissuto a dicembre come sostare con se stessi. In questo siamo stati aiutati da Don Luigi Epicoco con il momento spirituale che abbiamo vissuto poco prima di Natale. L'appuntamento di oggi, secondo tappa del percorso formativo annuale, in questo appuntamento formativo il dottor Enrico Carosio ci aiuterà a sostare con i nostri ragazzi, con i ragazzi che seguiamo nella catechesi. Quindi il dottore ci aiuterà un attimo a dare uno sguardo alle nostre dinamiche relazionali, soprattutto in questo tempo particolare, tempo di cambiamenti che stiamo vivendo, non soltanto come Chiesa, come comunità cristiana, ma anche come società civile. Ci introduciamo a questo momento, vi invito a raccogliere un attimino le vostre idee, a fare un po' di silenzio, un po' di spazio nella mente, un po' di spazio nel cuore. Ci introduciamo a questo nostro momento con la preghiera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Carissimi, ora vogliamo chiedere su di noi e sul nostro ministero il dono del Paraclito, perché ci renda testimoni della risurrezione di Gesù Cristo, portatori di una nuova pienezza di senso e promotori di una vita buona e bella. Invochiamo nel silenzio il dono dello Spirito Santo. Preghiamo. Ispira nella tua paterna bontà, o Signore, i pensieri e i propositi del tuo popolo in preghiera, perché veda ciò che deve fare e abbia la forza di compiere ciò che ha veduto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo Spirito, hai accolto il Verbo della vita nella profondità della tua umile fede totalmente donata all'Eterno, aiutaci a dire il nostro sì nell'urgenza più imperiosa che mai di far risuonare la buona notizia di Gesù. Dacci la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono della bellezza
che non si spegne. Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, del servizio, della fede ardente e generosa, perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce. Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli, prega per noi. Amen. Allora, come ci ha detto Don Marco, questa serata sarà arricchita dalla presenza del dottor Enrico Carosio, che davvero ci aiuterà a rendere più bello questo tempo di servizio così difficile, per dare sicuramente degli spunti importanti. Dottor Enrico Carosio, cercherò di riassumere brevemente la sua formazione, che è straordinaria, lo farò davvero con poche parole, ma cercando di rendere quella che è la sua ricchezza. Consulente, docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, consulente, docente, educatore, formatore, laureato in scienze dei processi formativi e specializzato in progettazione educativa e formativa. Ha avuto esperienza come educatore e insegnante. Da molti anni ormai lavora come consulente e formatore negli ambiti delle competenze trasversali e della didattica attiva, operando con insegnanti, educatori, operatori nel sociale e anche nelle aziende sulle tematiche della comunicazione, delle relazioni, delle dinamiche di gruppo e gestione dei conflitti, nel benessere del luogo del lavoro, del gioco, dell'animazione, della didattica attiva e dell'apprendimento. Tantissime sono le sue occasioni, insomma, di collaborazione che ha avuto, e nella sua carriera professionale ha avuto il privilegio, così dice lui, di lavorare con tutte le età della vita e negli ambiti più diversi nell'espressione della stessa. Da diversi anni sta approfondendo e divulgando, nella teoria e nella pratica, il tema della scienza della felicità e del benessere, basata principalmente sulle neuroscienze e applicata in quelle che oggi si definiscono organizzazioni positive, modello culturale organizzativo su cui si sta studiando e facendo ricerca e applicando come sempre maggiore interesse. Quindi lo ringraziamo per essere qui questa sera. Prima di cominciare però vi vogliamo avvisare, anche se poi insomma uscirà una didascalia, passerà insomma sotto l'avviso per chi magari si collegherà poi successivamente. Durante l'intervento potete inviare le vostre domande, le riflessioni, che saranno poi raccolte insomma da noi che siamo qui con l'ufficio dell'ufficio catechistico, e cercheremo poi nella seconda parte di questa serata, insieme di questo incontro, di rivolgerle insomma al dottor Carosio, in modo tale da avere questo momento anche di confronto insomma e avere anche un feedback da parte dei partecipanti. Quindi io lo ringrazio, così come ha fatto anche Don Marco, lasciamo a lui la parola e quindi ci rivediamo poi nella seconda parte con le domande di chi ci sta ascoltando. Grazie Leonora, grazie di questa presentazione fin troppo ampia, grazie anche a Don Marco e l'ufficio catechistico che mi ha dato questa opportunità di dare un piccolo contributo in questo bel percorso formativo che avete pensato per tutti i vostri operatori. Il percorso formativo rappresenta ovviamente un momento di evoluzione, quindi mi permetto umilmente di aggiungere un quinto punto a quelli che Don Marco ha citato, no? Il saper essere, il sapere, il saper fare e il saper sostare, ovviamente come siamo stasera, ce n'è uno che è caratteristico della formazione, del cambiamento che nel nostro mestiere di chi si occupa di sviluppo delle persone si chiama il saper divenire. Il saper divenire è molto complesso e in questo periodo di pandemia è una domanda che tutti ci stiamo un po' facendo: chi siamo, dove stiamo andando, che cosa vogliamo e cosa vogliamo diventare in qualche modo. È la domanda chiave che in questo momento probabilmente è frullata nella testa di più a tutti noi in questo momento di incertezza. È certo però che il fatto di essere qui insieme a parlare comunque di strumenti, di visioni, di strategie per lavorare con i nostri ragazzi vuol dire riprendere in mano la nostra vita per saper divenire sempre degli operatori sempre più preparati, sempre più attenti alla centralità dei ragazzi e ai loro bisogni.
Quindi grazie davvero per questo momento e speriamo che davvero possa essere stimolante per alcuni. Allora, il titolo che avevamo dato stasera era Supereroi della relazione. Allora io ho un po' giocato su questo termine supereroi della relazione sfruttando davvero il termine supereroe, anche perché è un periodo che gli Avengers e tutti gli altri supereroi vanno fortissimi e non sono certamente di moda tra i ragazzi di oggi, perché i supereroi erano anche i fumetti che leggevo io anche da giovincello, no? Quindi sono presenti nella nostra cultura da tantissimi anni. Allora li ho ripresi un po' letteralmente i supereroi, perché i supereroi mi permettono di fare alcuni passaggi, secondo me molto interessanti, sul lavoro che possiamo fare con i nostri ragazzi. Mi permetterete, userò alcune slide che vi possono servire in qualche modo da stimolo per seguire meglio il discorso che farò insieme a voi. Allora lo presento e condivido. E ho proprio scelto questa immagine con tutti i supereroi, no? Tutti riuniti in qualche modo, ognuno con le sue caratteristiche, no? Per cercare di capire che cosa ci dicono questi supereroi e se anche noi possiamo in qualche modo prendere spunto da loro per aiutare i bambini e i ragazzi all'interno di questo scenario che è davvero in continuo mutamento. Uno scenario che oggi è letteralmente mutamento nell'arco di poche ore, non solo più di pochi anni o pochi mesi, ma pochi giorni, addirittura il mutamento, come stiamo vivendo tutti, è di poche ore. Quindi questo momento richiede grande capacità di adattamento, grande flessibilità, grande equilibrio, che non sempre nelle situazioni difficili riusciamo tutti quanti noi a in qualche modo a gestire. Per capire un po' meglio di cosa stiamo parlando, di questo momento storico, è importante per tutti gli operatori e anche per gli operatori pastorali, per gli educatori. So che ci stanno seguendo diverse tipologie di educatori e operatori pastorali, dai catechisti ai capi scout, agli educatori di oratorio e probabilmente anche qualche genitore. Il passaggio che occorre fare per poter essere proiettati nel domani è accettare la condizione in cui ci stiamo trovando adesso. Accettare le condizioni in cui siamo adesso significa fondamentalmente capire che cosa è successo e farsene carico di questa condizione. Questa condizione è definita da chi si occupa di studi sui cambiamenti della società, delle popolazioni, dei cambiamenti antropologici, singulati. Singularity è stato definito come qualcosa di straordinario, insolito, che stravolge ciò che c'era prima e che non è possibile portare avanti nello stesso modo. È un'affermazione, una definizione molto forte, ovviamente. Stravolge quello che c'era prima e che non è possibile portare avanti nello stesso modo. Giustamente noi stiamo agoniando di ritornare a tessere le relazioni, ad abbracciarci, ad incontrarci, a poter fare festa in tutte le nostre realtà, ma certamente dobbiamo tenere conto che le cose sono cambiate e con questo cambiamento ci dobbiamo fare veramente i conti e non solo all'interno delle nostre realtà, ma dato che noi tutti quanti siamo nella nostra società interdipendenti, cioè dipendiamo l'uno dall'altro. Se non andiamo a scuola, chi tiene i bambini a casa? Se non andiamo a lavorare, ovviamente come fa una famiglia a sostenersi? Ognuno è interdipendente con gli altri, anche le nostre realtà che in qualche modo sembrano lontane un po' da queste situazioni, da certi punti di vista, stanno in qualche modo accogliendo tutte persone che vivono questa condizione. Accettare soprattutto che non è possibile portare avanti nello stesso modo le cose è una cosa difficilissima. La prima parte è più facile da capire, è stato sicuramente qualcosa di straordinario che ha stravolto tutto, questo l'abbiamo capito ormai, credo che ormai sia dentro di noi con chiarezza e lo racconteremo nella nostra vita nel futuro, avremo certamente da ricordare purtroppo questo 2020, ma certamente la cosa più difficile è entrare
nella logica del cambiamento, perché nelle teste delle persone e soprattutto dei giovani qualcosa è cambiato, qualcosa sta cambiando e dobbiamo farci carico di questa cosa. Nel momento in cui noi ci ritroveremo con i ragazzi a contatto, probabilmente troveremo dei bisogni, delle esigenze, dei ragazzi diversi da quelli che abbiamo lasciato e avremo necessità di capire meglio che cosa è successo dentro di loro. Che cosa è successo lo ha spiegato ancora meglio Papa Francesco in una sua affermazione che è diventata famosa, che ha girato su tutti i social, ha fatto grande scalpore dicendo che quella che stiamo vivendo non è semplicemente un'epoca di cambiamenti, ma il cambiamento di un'epoca. E spiega ancora meglio che cosa vuol dire il cambiamento di un'epoca. È un cambiamento che richiederà scelte che velocemente cambieranno il nostro modo di vivere, di relazionarsi, di comunicare, di elaborare il pensiero, di rapportarsi tra le generazioni, di comprendere anche la vita di fede e la scienza. In queste parole c'è tutto quello che stiamo vivendo e nello stesso tempo c'è anche tutto quello che probabilmente dobbiamo abituarci a fare un po' di più in qualche modo. Infatti, quando noi cambiamo da un'epoca a un'altra, si fa un viaggio, così che viene definito, transepocale, cioè tutti i pilastri di una società, di una civiltà, cambiano all'improvviso, la cultura viene cambiata, la società stessa nelle sue dinamiche subisce delle trasformazioni, in qualche modo la civiltà intesa come modi di operare, modi di lavorare, modi di muoversi, cambia completamente in modo discontinuo ed improvviso. E questo non era mai capitato, almeno sicuramente nei secoli scorsi. La guerra sicuramente ha delle similitudini con questa situazione, ma non è la stessa cosa, è un'altra esperienza ancora, altrettanto faticosa e dolorosa, però è una cosa ancora diversa. Qui è tutto il mondo che è stato completamente coinvolto contemporaneamente. Quindi è difficilissimo in questo caso prevedere che cosa succederà e soprattutto capire quali strumenti sono necessari, no? E di fronte a questi improvvisi eventi e a queste trasformazioni. D'altra parte, noi che viviamo all'interno di una struttura educativa non possiamo dimenticare che siamo persone che si prendono cura di altri. Si prendono cura di altri per la crescita delle persone, per la crescita della fede. Ognuno si prodiga nel proprio servizio per la crescita degli altri. E quindi non possiamo che assumere un atteggiamento di positività per quello che è possibile, di speranza, di visione, in qualche modo un giusto equilibrio tra il vivere la realtà di oggi, faticosa, difficile, in cambiamento costante, ma anche in qualche modo non demordere, continuare ad educare i nostri ragazzi secondo una visione che è la nostra, ogni tipica di ogni realtà. Come se noi genitori in questo momento, io ho tre figli, mollassimo tutti, diciamo chissà come andrà a finire, vediamo come andrà a finire, aspettiamo un po', ma noi abbiamo bisogno di continuare ad educare i nostri ragazzi e noi a essere educati insieme a loro in qualche modo. È certo però che questo cambiamento così forte che la pandemia ha causato non è una novità. Questo ve lo devo dire perché rappresenta solamente l'accelerazione di alcuni cambiamenti che erano già in corso. In questo libro che vi ho messo in questa slide, che si chiama Benvenuti nel 2050, che io vi invito a leggere, è molto interessante, i gruppi di studiosi in giro per il mondo, e sono tanti, non sono dei profeti o degli indovini del futuro, sono tutti scienziati, analisti che guardano quello che succede oggi, quali sono le tendenze in qualche modo e in qualche modo riescono a prevedere in tempo reale cosa sta succedendo nell'immediato futuro. Il 2050 è domani, è oggettivamente domani da certi punti di vista e questi sono i grandi temi, alcuni veramente dei grandi temi che sono in trasformazione completo. Il clima va da sé, è uno degli argomenti che di cui sentiamo parlare maggiormente ovviamente, ma ci sono anche il problema delle specie, cioè del cambiamento, dell'estinzione di molti animali,
il cambiamento nei trasporti, stiamo cercando di rendere più green anche i trasporti, stiamo accelerando enormemente questo aspetto. Il lavoro sta cambiando, le macchine e le tecnologie stanno sostituendo tantissimo la manodopera dell'uomo. La moda, stiamo buttandoci moltissimo sul riciclo dei materiali, no? Ci sono anche degli aspetti molto positivi su questo cambiamento. La politica, che è uno degli aspetti però più interessanti, su cui le decisioni degli uomini saranno ancora determinanti. Le smart city, vi ricordo che c'è una tendenza delle persone in tutto il mondo ad assembrarsi nelle grandi città, ci saranno sempre più delle megalopoli che dovranno essere più intelligenti, green, a misura di uomo, ci sono tutte queste cose che stanno già succedendo in molte città del mondo. Il tema del cibo, c'è una ricerca fortissima sui cibi alternativi, perché noi stiamo sfruttando il nostro pianeta, stiamo sfruttando gli animali e in qualche modo si sta studiando come sostituire quello che stiamo in qualche modo portando ad esaurimento e non più sostenibile da certi punti di vista. Poi tutto il tema della salute, della digitalizzazione e quanto incide la tecnologia sulla possibilità di essere curati e in qualche modo rimessi in forma in qualche modo. Gli sport e i divertimenti, perché ovviamente probabilmente nel futuro si lavorerà meno, si spera si lavorerà meglio e ci sarà più tempo libero, quindi si apriranno anche dei mondi legati all'occupare il tempo libero futuro e certamente ultimo ma non ultimo, che ci interessa moltissimo, il tema delle relazioni e dell'amore, che sta già cambiando da tanto tempo con l'utilizzo dei social, del digitale, stiamo cambiando in qualche modo le nostre relazioni. Se volete approfondire, vi invito davvero a leggere questo testo, perché ne vale la pena, ci apre un po' la testa al futuro che noi non possiamo non conoscere. Questi cambiamenti sono in corso da tempo e significa essere pronti anche a lavorare meglio con i nostri ragazzi, che sono molto preparati su queste cose, che seguono molto di più il futuro di noi in qualche modo. Ci sono, da certi punti di vista, ci sono già quasi dentro. Allora, detto questo, la domanda che ci viene da dire in una situazione così difficile come la pandemia, in quelle trasformazioni già in atto che vi ho citato proprio per sommi capi, per parole chiave, sembra che abbiamo bisogno certamente di supereroi. Allora andiamo a vedere chi potrebbero essere questi supereroi e soprattutto da chi possiamo prendere spunto per fare la nostra azione educativa in qualche modo. L'ho preso anche, devo dire, molto divertendomi, ho cercato di rendere un po' più leggera questa cosa, no? Ho preso il primo, che ne ho presi alcuni e non li ho presi tutti perché ce ne sono veramente tantissimi, ho preso quelli che mi ispiravano di più. Certamente questo è il supereroe che a me piace di più, che è Capitan America, un uomo del passato che vive nel futuro. Poi io mi sento un po' come lui, no? In qualche modo. Capitan America, sapete, ha ricevuto dei poteri grazie a delle sperimentazioni che avevano fatto durante la Seconda Guerra Mondiale e poi si è ritrovato, dopo un'ibernazione di tanto tempo, nel mondo di oggi. Le caratteristiche importanti, le qualità di Capitan America, tra le tante, non vado sui poteri che ci interessano relativamente, ci sono però alcuni aspetti che a me piacciono moltissimo. È consacrato all'idea di un mondo in cui il male non può trionfare, cioè è dedito proprio al bene, alla giustizia, un uomo che si fa molte domande, anche chi ha visto i film è stato reso abbastanza bene rispetto all'originario del fumetto, che i fumetti avevano sempre una profondità molto forte, no? A volte più che, certamente più che il cinema, ma anche nel cinema è stato presentato bene. È un male che non può mai trionfare, lui si batte fino alla fine a costo anche di sacrificarsi in qualche modo, ed è un supereroe dedito alla squadra. Gli eroi si aiutano l'uno con l'altro e condividono gli stessi valori. Ecco, questo è senza dubbio gli aspetti che Capitan America porta. Poi abbiamo un altro che forse è uno dei più amati dai ragazzi e dai giovani, che è Iron Man. Iron Man è un personaggio tecnologico, è un industriale, è un magnate, un imprenditore, prima dedito alla costruzione di armi e poi in qualche modo che è costretto in qualche modo a cambiare, a usare la sua tecnologia a servizio del bene, no?
La caratteristica di Ironman è che è un grande competente della materia, un ingegnere che ha inventato tutte le cose che usa, la sua è un'armatura, no? In qualche modo. E qui viene fuori l'importanza della competenza delle persone, no? In qualche modo. E la cosa che mi piace molto è il suo cambiamento, no? Dopo un inizio dove fa un po' il primo della classe, a un certo punto capisce che l'unione è più importante dell'ego, il noi è più importante dell'ego e mette il suo sapere al servizio del bene in qualche modo. Vi ricordo che quegli argomenti di cui mi sto occupando da un po' di tempo, quelli della scienza della felicità e del benessere, basati sugli studi di neuroscienze, ci dicono proprio uno dei pilastri della scienza della felicità e del benessere è meno io più noi, no? In qualche modo, cioè meno ego e più visione di fare le cose insieme, perché le persone sono una risorsa per gli altri, no? In qualche modo. Ecco, io credo che questo cambiamento di Iron Man, anche se ogni tanto ci sentiamo di poter fare da soli, credo che sia molto interessante, che poi alla fine abbiamo sempre bisogno degli altri, soprattutto in questo momento così particolare. Poi c'è Thor. Thor è considerato il supereroe, si dice, più forte di tutti. C'è una diatriba un po' su questa cosa. Dicono che è un dio, quindi è il dio del tuono, quindi essendo un dio è il più forte di tutti. Però è interessante come, nonostante i poteri incredibili di Thor, nelle storie che vengono raccontate, sia nei fumetti che nel cinema, emerge la sua umanità. La sua, i comportamenti molto umani, le sue emozioni che all'inizio sono un po' restie a venire fuori, ma poi piano piano emergono in maniera molto forte, la centralità dei valori, la famiglia in particolare, no? A cui è legatissimo, con cui ha dei contrasti, perché con il fratello Loki ha uno scontro fortissimo, no? In qualche modo, anche fisico. Quindi è un personaggio potentissimo nello stesso tempo, e fragile nello stesso tempo, un po' anche come siamo noi, come sono a volte i nostri ragazzi, no? Sono potentissimi, con grandissime potenzialità, capacità anche di metterle in campo, di esercitarle, ma nello stesso tempo un po' fragili in qualche modo. Per poter fare questo percorso, Thor avrà bisogno di accettare questa condizione di potenza e fragilità insieme, attraverso un percorso piuttosto faticoso. C'è scritto fatico, ma è faticoso, mi scuso con voi. Un percorso faticoso che è un po' il percorso di evoluzione che ognuno di noi mette in campo quando siamo in cambiamento, in qualche modo. Poi ho scelto Hulk. Hulk è stato uno dei personaggi che mi hanno accompagnato di più nella mia giovinezza, perché c'erano i fumetti dei supereroi, poi c'era anche il telefilm degli anni 70 di Hulk, no? Dove si trasformava, era stato scelto un famoso culturista, questo italo-americano, Lou Ferrigno, che l'avevano colorato di verde e faceva un certo effetto effettivamente, aveva un suo fascino in qualche modo. Hulk chi è? È uno scienziato e che dopo essere stato contaminato dalla radiazione lascia andare ogni freno inibitore, si fa trasportare dall'istinto, dalla rabbia, no? Si trasforma in questo personaggio e in qualche modo non è più controllabile. Anche lui subisce un percorso in qualche modo di evoluzione, pur facendo fatica al cambiamento quando diventa Hulk, in qualche modo diventa però sempre più consapevole, no? E impara in qualche modo, anche quando diventa Hulk, quando è necessario, a tenere sotto controllo rabbia e aggressività. E questo è un tema molto importante anche in questo periodo di pandemia, dove sta venendo fuori una sottorabbia, mi viene da dire, in sottotraccia un po' di rabbia, di stanchezza, di compressione che ognuno di noi ha vissuto, cosa che nella prima parte dell'anno, nel primo lockdown, devo dire abbiamo accolto con maggiore relativa tranquillità. Sto pensando anche un po' alla vita familiare in casa, siamo stati piuttosto bene nella prima parte, abbiamo accettato con attenzione, cercando di stare vicini, di ascoltarci, eccetera.
figli, genitori. Adesso, in questa seconda fase così difficile di costrizione a stare in qualche modo insieme, è diventato molto più difficile. Lo vedo nei miei figli e anche in me, in certi momenti l'attenzione all'altro ogni tanto viene un po' meno, la fatica ogni tanto esplode in piccoli o grandi gesti di rabbia. Quindi è un momento molto importante che Hulk ci, in qualche modo, ci aiuta a ricordarci di imparare a tenere sotto controllo rabbia e aggressività. E poi il mio supereroe preferito di quando ero ragazzino, Spider-Man, ovviamente. Spider-Man, che è un uomo normale, che è un ragazzino giovane, che viene ovviamente morso, lo sapete tutta la storia, da un ragno radioattivo e in qualche modo diventa Spider-Man. Anche lui ha un'evoluzione. La cosa interessante, molto bella, su cui si può lavorare anche educativamente con i ragazzi, è proprio sul percorso, le parabole di cambiamento di questi supereroi. Peter Parker è un ragazzo che non si scoraggia, decide di accettare ciò che diventa, in qualche modo, che gli ha dato un enorme potere. Questo potere lui decide di metterlo al servizio del prossimo, per il bene. Tutti, quasi tutti i supereroi più famosi, ovviamente, lavorano per il bene delle comunità, in qualche modo. Ed è famosa la sua grande affermazione che lo zio Ben, gli insegna, in qualche modo, gli lascia. Dice: avere un grande potere vuol dire avere una grande responsabilità. Noi educatori, certamente, noi capi scout, noi catechisti, abbiamo una grandissima responsabilità nei confronti delle persone che ci vengono affidate. Ogni tanto ce lo dimentichiamo questo aspetto, ogni tanto facciamo le cose più per noi che per loro, a volte siamo più centrati sulla bellezza delle attività che non sull'efficacia, più delle volte, a volte siamo fermi su come si faceva un tempo, va sempre bene, si è sempre fatto così. Purtroppo questo non significa avere una grande responsabilità, ma vuol dire essere centrati sull'adulto, su se stessi. E questo, in questo momento, noi invece abbiamo bisogno di adulti molto aperti verso l'altro, verso l'incontro dell'altro, un incontro empatico di ascolto dei bisogni, per, in questo momento difficilissimo, per poterli continuare a far crescere i nostri ragazzi. Quindi anche noi siamo un po' dei supereroi. Certamente sì, io scrivo con forza, no? E adesso vediamo un po' perché possiamo essere dei supereroi. Dalle qualità che vi ho presentato di questi supereroi, certamente avete capito che molte ci appartengono, molte fanno parte anche dei nostri obiettivi educativi, fanno parte dei nostri valori, in qualche modo. Quindi questi supereroi che ogni tanto vengono un po' bistrattati, cose da ragazzini, cose da bambini, cose superficiali, in realtà chi li conosce sa perfettamente che, soprattutto chi ha letto i fumetti, hanno delle parabole di crescita e quel saper divenire. Certamente ci sono tutti gli elementi che Don Marco ha indicato fin dall'inizio. C'è un essere, tutti accettano in qualche modo la loro condizione, che non è sempre positiva, no? In qualche modo non è sempre favorevole avere un potere di questo tipo, no? In qualche modo saper essere vuol dire saper accettare chi siamo, in qualche modo. Il sapere, quindi conoscere bene i nostri limiti, le nostre forze, i nostri punti di forza, le nostre competenze, il sapere di che cosa hanno bisogno i nostri ragazzi, il sapere del mondo. Oggi, se c'è una cosa importante, è conoscere la complessità del mondo. Ne stiamo parlando da tempo, io e tanti altri colleghi, nei vari webinar che facciamo, è l'importanza di essere curiosi e di conoscere con un'avidità la complessità del mondo, per capire come siamo veramente, come dicevo prima, interdipendenti tra di noi. Un saper fare, tutti quanti mettono in campo delle competenze. A un certo punto, per andare nel mondo, tra virgolette, i nostri ragazzi devono essere consapevoli di cosa sanno fare. Qui si apre tutto il tema della crescita e dell'orientamento, della guida che noi possiamo fare anche nelle attività educative. Sto pensando agli scout,
io sono scout e ho fatto tutto il percorso e quindi ovviamente l'esperienza scout è una di quelle tra le tante che dà molte competenze anche pratiche, anche tecniche, no? In qualche modo. Ecco, allora che io forse con la mia attività educativa posso permettere ai miei ragazzi di essere un pochino più sicuri quando entreranno, tra virgolette, nel mondo, sempre di più, prima le scuole, poi l'università, poi il lavoro, chi vorrà farla, e così via. E certamente, con un percorso difficile, i supereroi, gli Avengers in particolare, capiscono che devono saper stare con, devono saper stare insieme, in qualche modo, no? Allora noi facciamo certamente della nostra attività educativa un mantra, no? In qualche modo facciamo un mantra della condivisione, della collaborazione, dello stare insieme, della festa, dello vivere momenti di gioia, ma anche momenti di difficoltà. Quindi direi che questi elementi più per divenire, che vi ho già citato, la parabola di ogni supereroe, sono presenti tutti quanti in maniera molto molto forte, molto più di quanto uno immagini nel non conoscere i cosiddetti appunto supereroi. Allora diciamo, cosa c'entrano queste cose? L'abbiamo preso un po' a pretesto ovviamente, un po' come metafora, un po' come spunto, un po' come stimolo. C'entrano moltissimo perché vediamo cosa... quale aspetto interessano tutte queste qualità che i supereroi ci hanno presentato. Guardate questa slide è una slide molto importante, molto molto importante, rappresenta le 10 life skills nell'educazione a scuola, ma in realtà in tutta la nostra vita quotidiana, cioè le competenze trasversali per stare nel mondo. Queste sono un po' la definizione che a me piace dare, le competenze di vita, come sono chiamate oggi, competenze trasversali, life skills, che servono per vivere nel mondo. Sono estrapolate da un documento importantissimo del 1993 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che metteva in evidenza queste 10, le aveva chiamate capacità, in realtà sono competenze, oggi noi le chiameremo competenze, che vi ho un po' già anticipato. Quindi l'invito della Organizzazione Mondiale della Sanità chiede proprio agli educatori, ai docenti, agli operatori che lavorano con gli altri ragazzi di continuare anche nei momenti più difficili come questo a lavorare su questi temi. Perché abbiamo bisogno di formare delle persone che diventano strutturate dal punto di vista emotivo e anche delle competenze pratiche. Ve le leggo velocemente, poi vi spero di potervi mandare delle slide, se ci sarà in qualche modo una chat o una mail, in qualche modo. Capacità di leggere dentro se stessi, cioè la famosa autocoscienza, no? Avete visto come tutti i personaggi lavorano su una capacità di accettarsi, no? E di leggersi dentro. Oggi leggersi dentro è un tema molto importante perché ci permette di capire dove vogliamo andare, accettare chi siamo conoscendoci, no? Eppure noi abbiamo ancora molta strada da fare perché dobbiamo molto lavorare sulle dimensioni emozionali. Noi non lavoriamo pochissimo nei bambini piccoli sull'acquisizione della cosiddetta intelligenza emotiva, saper riconoscere e gestire le proprie emozioni, comunicare efficacemente, gestire lo stress e la frustrazione. Sono tutte cose che tendiamo ad abbandonare o a dimenticare moltissimo, no? In qualche modo lo stress non deve esistere, ma lo stress esiste. Esiste ed è importante lo stress, se non è eccessivo, per imparare la frustrazione, per accettare l'errore, per riprovare in qualche modo. Capacità di riconoscere appunto le proprie emozioni e quelle degli altri, quella che oggi noi chiamiamo intelligenza emotiva. Vi invito a leggere, certamente molti di voi l'avranno fatto, il testo di Goleman, di Daniel Goleman, intelligenza emotiva, che ha aperto, dopo questa definizione di questa teoria, ha aperto il mondo sull'importanza delle emozioni, e oggi le neuroscienze ci hanno detto finalmente, lo sapevamo già, ma finalmente, che per poter apprendere è importante creare le condizioni emotive
affinché i ragazzi, i bambini stiano bene. Questo vale anche per il catechismo, ve lo dico con grande chiarezza. L'informazione monodirezionale non funziona più, abbiamo bisogno di creare le condizioni, delle condizioni di empatia, eppure noi abbiamo una materia che è il Vangelo, molto molto predisposta a lavorare sulle emozioni, sull'empatia, sulla vicinanza, altro che se lo è. Quindi pensiamoci molto bene da questo punto di vista. Capacità di governare appunto le tensioni, valutare le situazioni, cioè avere un senso critico. Oggi lavoriamo noi educatori all'interno di una dimensione di superficialità. Cosa sappiamo noi anche di questa situazione così complessa? Sappiamo delle cose, ma non sappiamo tutto. Dobbiamo dare fondo alla capacità di andare a prendere informazioni anche da altre parti, non accontentarci di quello che dice la gente o quello che ha detto un telegiornale. Valutare, analizzare e quindi sviluppare il senso critico è un lavoro molto molto complesso che dobbiamo portare avanti sempre in tutte le nostre attività. Come altrettanto è la capacità di prendere decisioni, ovviamente. Quindi lavorare col problem solving, che è la sesta capacità, quindi fare ai ragazzi processi decisionali anche attraverso il gioco, anche attraverso l'attività, ma lavorate molto sulla capacità di pensiero risolutivo, no? In qualche modo. Flessibilità, che anche fa parte della creatività, no? In qualche modo poter osare, per poter imparare ad osare ed essere flessibili ed adattabili e trovare soluzioni anche alternative da parte dei ragazzi, dobbiamo accettarli per quello che sono. Il problema dell'educazione alla flessibilità, all'adattabilità, è più un problema dell'adulto. Non è tanto un problema del ragazzo. Il ragazzo si lascia andare a essere se stesso. Siamo noi che li vogliamo spesso incasellati nei nostri modelli. Se invece noi li facciamo sperimentare, provare anche idee che a noi sembrano un po' lontane, forse avremo persone nel futuro flessibili e adattabili. Capacità di esprimersi attraverso la comunicazione efficace, sia a livello verbale che non verbale, no? In qualche modo. E questo è importante, aiutare i ragazzi a parlare dei loro pensieri, di cosa pensano, di cosa provano, allenarli attraverso le attività, ovviamente. Per poi arrivare alla capacità di comprendere gli altri, la cosiddetta empatia. No, l'empatia è un processo complesso, molto più complesso di quanto noi pensiamo. L'empatia è sempre definita come la capacità di mettersi nei panni degli altri, però c'è un passaggio precedente, che l'empatia avviene nel momento in cui io sono capace, quando vedo una persona, quando voglio avvicinarmi a una persona, di allontanare tutte le mie certezze, i miei costrutti, no? Come si dice, le mie idee, per un attimo, per lasciare spazio al vero ascolto, per poi riprenderle e metterle a confronto con quello che l'altro mi ha detto, mi ha proposto, mi ha fatto vedere. Ecco che cos'è probabilmente l'empatia. Ci dovremmo lavorare molto anche su questo concetto, no? Per arrivare in fondo alla capacità di interagire e relazionarsi con gli altri in modo positivo, cioè percepire, come dicevo prima, che gli altri sono fondamentali per i miei progetti. Io da solo posso avere molta grinta, molta determinazione, molta passione, molto chiaro il mio obiettivo, ma gli altri per arrivare a quell'obiettivo sono fondamentali. Tutti quelli che ruotano intorno a me, conosciuti, mettono un pezzo di loro affinché io arrivi là in fondo, a volte in maniera consapevole, a volte in maniera inconsapevole. Ecco perché le persone sono così importanti per poter realizzare i miei progetti per me e insieme agli altri, in qualche modo. Queste cose che vi ho raccontato, e vado anche a terminare perché il tempo passa velocemente, sono anche le competenze che vengono definite per il XXI secolo. Queste sono le ultime riflessioni fatte dal World Economic Forum, che è ogni due anni una riunione dove il tema delle competenze trasversali ha sempre più spazio nelle discussioni durante i giorni di queste riflessioni mondiali sull'economia, sul lavoro e su tante altre cose. C'è sempre più spazio. Fino a pochi anni fa non era argomento di discussione. Oggi invece
tutti questi aspetti hanno uno spazio in questi momenti assembleari di livello mondiale sempre più ampio, perché evidentemente ci dobbiamo lavorare molto. Guardatele tutti, ci sono diverse cose importanti, no? Molte ve l'ho già detto in qualche modo, e sono tutte le competenze su cui noi dovremo continuare in questo momento a lavorare, nonostante la pandemia. Nonostante il momento difficile, nonostante lo scoramento può ogni tanto affiorare, però noi dobbiamo, pur imparando, aiutando i ragazzi a comprendere la complessità della situazione che stiamo vivendo, senza bugie ma con grande trasparenza, continuare dentro questa dimensione di odierna a lavorare sullo sviluppo di queste competenze. Ecco allora che diventiamo noi dei piccoli supereroi, ma soprattutto i nostri ragazzi diventeranno dei supereroi della loro vita e di quella che vorranno vivere insieme agli altri. Quindi non sottovalutate questi aspetti. E tutte queste cose le potete, ovviamente, le possiamo, io cerco di farlo nel mio lavoro, inserirle dentro l'attività, nell'attività di catechismo, nell'attività di scout, nelle attività di oratorio, e più chi ha più ne metta. Sono strumenti solamente il catechismo, il metodo scout, le attività di oratorio sono strumenti, ricordiamocelo sempre, che non sono fini, ma sono strumenti, ognuno per obiettivi diversi, che poi ovviamente si intrecciano, si intersecano in qualche modo, ma restano strumenti. Questi invece rappresentano gli obiettivi per i nostri ragazzi, le competenze da acquisire per un mondo che si fa decisamente sempre più complesso. Chiudo perché veramente il tempo passa. Ho scelto due frasi, una di Erich Fromm, il grande psicologo, che aveva scritto Avere o Essere, e diceva: l'autorità razionale si fonda sulla competenza e aiuta a crescere coloro che a essa si appoggiano. L'autorità irrazionale si basa sul potere e serve a sfruttare la persona che a essa è asservita. Noi oggi abbiamo bisogno di ascoltare gli altri e non usare un'autorità basata sul potere distorto, ma basato sull'esercizio della competenza. Ecco allora che questi incontri spero possano rappresentare per voi uno stimolo a diventare più competenti, a capire meglio che è importante guardarsi dentro, no? Capire quali sono i miei limiti come educatore per lavorarci sopra, anche in questo momento difficile. È un momento generativo importantissimo questo momento di pandemia. Stiamo fermi, quindi si può leggere di più, purtroppo, però dobbiamo sfruttarlo. Si può leggere di più, si può in qualche modo anche confrontarsi con altre persone che a volte non hanno neanche tanto tempo da dedicare agli altri. Ecco, questo è un periodo in cui questo tempo può essere molto molto generativo. L'altra frase l'ho presa ovviamente da un'enciclica, della Redemptoris Missio di Giovanni Paolo II, che è una condizione attuale, molto attuale, su cui ovviamente anche Papa Francesco ha già riflettuto più volte. La riprendo perché mi era capitata tra le mani guardando un po' i libri che avevo. Oggi la Chiesa deve affrontare altre sfide, proiettandosi verso nuove frontiere, sia nella prima missione ad gente, sia nella nuova evangelizzazione di popoli che hanno già ricevuto l'annuncio di Cristo. C'è bisogno di una nuova evangelizzazione o rievangelizzazione. Questa frase è molto forte perché tutto quello di cui vi ho parlato è dentro di noi, era dentro di noi. Abbiamo necessità assolutamente però di riprenderla in mano con forza, e questo impegno spetta a noi educatori che ci crediamo. Non possiamo tirarci indietro in questo momento, e mi fermo perché ho parlato molto. Grazie Daniela Eleonora che ti vedo No, veramente grazie per questo intervento, anzi purtroppo ci scusiamo, abbiamo nella chat, insomma, ci sono stati così comunicati un po' di problemi di comunicazione questa sera, di connessione soprattutto, però abbiamo scritto più volte, insomma, che l'intervento potrà essere poi visto tranquillamente poi nelle ore successive, perché purtroppo qui c'è un po' di maltempo in alcuni paesi, quindi stiamo avendo problemi di connessione, però davvero ti ringraziamo per questo
tuo intervento chiarissimo, semplice nella sua profondità. Però noi abbiamo tre domande da farti, purtroppo non ci sono così pervenute da chi comunque ha cercato di partecipare ed essere presente, ma le abbiamo un po' condivise anche con i membri, insomma, dell'ufficio catechistico, con Gloria e Don Marco, che sono qui insomma insieme con me questa sera e che ovviamente salutano, vi salutano. Allora, tu hai parlato, posso darti del tu? Sì, certo. Tu hai parlato di nuovi scenari, che sicuramente è una di quelle cose con cui ci stiamo confrontando in questo periodo. Allora hai parlato di nuovi scenari per il futuro, che sono la salute, lo sport, il clima, la politica, il lavoro, l'amore, tutto quanto. Hai parlato anche, relativamente anche alla Chiesa, di creare condizioni di empatia. Ecco, quello che ti chiediamo, perché apparentemente in questo momento sembra che la Chiesa sia un po' così ferma, no? Anche noi non possiamo vivere in presenza agli incontri, si fa fatica e quindi sembra che siamo lì un po' in stand-by. Ma come la Chiesa può collocarsi in questi nuovi scenari rispetto però ovviamente a quello che è l'accompagnamento dei bambini e dei ragazzi, che forse sono quelli che di più in questo periodo sono sacrificati? Sembra insomma, no? Si parla sì tanto della scuola, però dal punto di vista anche di quello che è la loro vita di fede, l'accompagnamento della fede, sembra che sia un po' fermo. Quindi come si può proiettare la Chiesa verso questi scenari? Come può collocarsi rispetto a questi scenari che tu hai diciamo, poi elencato? Allora, rispondo velocemente perché tutte, immagino che tutte le domande richiederebbero tanto tempo. Allora, la prima cosa che mi sento di dire è: non ci possiamo vedere, ma non possiamo abdicare l'accompagnamento dei nostri ragazzi, almeno io quello che ritengo opportuno. Quindi se si riescono a trovare soluzioni alternative per vedersi anche a piccoli gruppi, anche fuori, anche a turni, anche con pochi, trovare delle soluzioni creative. Sto pensando agli scout di mia figlia che durante il mese scorso, a dicembre, quando era ancora molto difficile in qualche modo muoversi, poi c'è stata una riapertura e poi adesso c'è una nuova chiusura, si sono visti sempre all'aperto a gruppetti piccoli, ma si sono visti ai giardini, a distanza, come se camminassero, come poteva fare liberamente una persona. Non è sufficiente? Io me l'immagino già che molti educatori diranno ma non è la stessa cosa. Allora ve la dico brutale, allora abbandoniamoli. Allora meglio poco fatto bene, ma fatto con criterio, pensato in maniera intenzionale. Uso questo termine perché la parola intenzionale fa la differenza tra la persona competente e la persona non competente. La persona non competente fa le cose per abitudine. La persona competente fa le cose in maniera intenzionale, cioè con una direzione di senso. Allora, se io vado con gruppetti piccoli, ma con del senso, faccio un'attività fatta bene, carina, gli sto empaticamente comunicando che mi interessano, i ragazzi qualcosa fanno e qualcosa vengono a fare. Altro tema, legato sempre alle resistenze, non è la stessa cosa fare le attività online. Certamente non è la stessa cosa e il primato della presenza è lassù, non ci sono dubbi, però lo dico una volta e poi lo metto un attimo via. Ho solo la tecnologia. Allora il peccato più grave per doversi poi andare a confessare è rifiutare questa condizione. Rifiutarla vuol dire perdere un'ennesima occasione per essere vicini. Il passo successivo è che la tecnologia richiede molta competenza per gestire un incontro coinvolgente. Ci sono delle regole comunicative, ci sono dei tempi da rispettare, ci sono delle attività che si possono fare e qui mi sento di dire, perché è una cosa che spingo a fare tutti, visto che ci sono anche molti educatori giovani, bisogna acquisire competenze per costruire la relazione online. E vi posso garantire che non sarà la presenza, ma la relazione online si può costruire in maniera empatica. Vorrei raccontarvi le testimonianze delle mie studentesse di scienze della formazione all'università, dove noi abbiamo lavorato molto sulla narrazione delle emozioni durante il Covid e vi posso dire che è stato un momento, a detta loro, stravolgente, cioè
momento di sicurezza, di vicinanza, di comprensione degli stati d'animo nostri e degli altri, pur parlando a volte anche a telecamera spenta. Arrivo a dirvi questa cosa. Quindi attenzione a non strumentalizzare e a rendere tutta questa situazione un alibi, perché le situazioni non saranno perfette, ma qualcosa si può fare. Spero di averti risposto un po', Eleonora. Mezzi la social, paura. Insomma, l'avevamo pensata proprio su questo discorso, quindi magari ora approfondiremo e meglio in questa domanda, insomma, perché oggettivamente è una situazione, insomma, in cui ci siamo un po' trovati così a gestire. Se posso, vado avanti con la seconda, sì, che sposta un po', diciamo, la nostra visione da quelli che sono i protagonisti della serata, che sono magari i bambini e i ragazzi, ma sui loro educatori, accompagnatori, capi scout, tutto quello che è catechisti. In questo cambiamento, abbiamo parlato tanto, noi parlato tanto di cambiamento, protagonisti sono anche loro, che stanno vivendo spesso con fatica, con tante fragilità, con tanti problemi questo tempo. Non possiamo negarlo, perché tu giustamente hai parlato di essere competenti, di essere aggiornati, di essere creativi, di essere davvero degli accompagnatori, insomma, in questo periodo così difficile per i ragazzi. Però non dobbiamo dimenticare che questo tempo, diciamo, complicato sta, ha preso un po' come veramente un'onda anche noi adulti. Quindi come possono essere sostenuti, aiutati, ma anche cosa possiamo fare noi in prima persona per sostenerci in questo momento? Perché se dobbiamo essere degli accompagnatori di ragazzi, educatori delle loro famiglie, ma viviamo anche noi queste fragilità, così, queste incertezze di questo tempo, abbiamo bisogno di formazione, di accompagnamento, di aiuto, di sostegno. Ecco, ma come possiamo fare? Cosa possiamo fare? Allora, chi lavora con le persone ha bisogno, si dice sempre, di una supervisione, no? Chi lo fa di professione ha bisogno di uno psicologo che fa la supervisione, ha bisogno di un sacerdote che l'aiuta per il discernimento, insomma tante cose. Chi lavora con altri non può essere, sentirsi immune dal fatto che, come giustamente dicevi tu, Eleonora, soffre, è fragile anche come i ragazzi che gli sono affidati, soprattutto in questi momenti. Il primo passaggio è questa accettazione dei limiti. Io ho dei limiti come i miei ragazzi e li devo fare miei, questi limiti. In questo momento storico mi sento anche fragile, perché sono in una fase di incertezza e di incapacità di agire, no? Cosa faccio, no? In qualche modo. Il primo passaggio, e lo dico con forza, è quello di trovare dei momenti tra gli educatori, guidati da qualcuno magari un po' più esperto, di narrare come stanno gli educatori. Perché nel momento in cui si raccontano come stanno, si sentono meno soli, vedono meglio il futuro, relativizzano alcune situazioni che ognuno di noi a livello personale è legittimato a vivere come sente, ma certamente si relativizzano alcune situazioni e invitano a fare insieme per saltarci fuori, cioè cominciano a progettare insieme. Ma non si riesce a progettare se prima non c'è il passaggio della condivisione profonda dei propri stati d'animo, perché è quello che ci rende più vicini, più gruppo, più equip. Quando è che un'equip funziona? Non perché è brava tecnicamente, ma perché condivide quello che sta facendo in termini di profondità, in termini di visione, in termini di obiettivi. A quel punto puoi avere anche quattro sfortunati che fanno le cose tecnicamente un po' così, ma le faranno bene, perché la loro spinta di fondo è più forte e alimenta qualunque azione decidono di mettere in campo. Quindi non fate l'errore che hanno fatto i docenti a settembre. Io ho incontrato tantissimi docenti da marzo a luglio, quasi 1000, e io ho invitato tutti nel momento della ripresa a fare elaborazione con i ragazzi di quello che hanno vissuto e che quello che hanno vissuto loro, tra di loro, tra docenti, perché è stato durissimo. C'è stata resistenza, c'è stata incapacità, c'è stato anche adattamento e così via, ma bisognava raccontarselo per capire cosa fare, unirsi e cercare di contaminarsi nelle soluzioni che abbiamo trovato insieme. Non è stato fatto mediamente, a ottobre ci siamo ritrovati
e le persone si sono incattivite e sono ricadute negli errori che hanno fatto a marzo. Riesco a spiegarmi? È molto importante questa cosa, la narrazione terapeutica, cioè che mi permette poi di agire. È vero, siamo d'accordo davvero. Ecco, l'ultima domanda, quella la terza che dicevo, è quella sui mezzi social. Ecco, croce e delizia di questo periodo, perché tu hai ragione, no? Ci hai detto dovete essere creativi, non possiamo diciamo trovare sempre limiti a questi mezzi social. È anche vero che molte volte confrontandoci con i genitori si lamentano perché dice basta la scuola, c'è già la scuola che è un sovraccarico di utilizzo ovviamente nei mezzi social, perché insomma anche per i bambini insomma della scuola elementare ormai. Quindi magari ci viene mosso così questo rimprovero. Però nell'accompagnamento di questo periodo strano, anche noi adulti, adultissimi in tutte le età, veramente si sta facendo forse in alcuni casi, perché tu ci hai raccontato e ci hai detto chiaramente che in piccoli gruppi si può tornare a vivere una relazione in presenza, si sta facendo uso e abuso di questi mezzi social. Ma concretamente è l'unico modo che abbiamo per rimanere in contatto. Due riflessioni. Questi mezzi social utilizzati sono davvero, un po' ci hai risposto comunque nell'altra domanda, sono davvero a misura di ragazzo quelli che noi utilizziamo, tu ci hai parlato di aggiornamento, o siamo un po' arretrati, cioè nel senso che i ragazzi, bambini e ragazzi hanno bisogno di un minimo, no? Di aggiornamento, un attimino di elasticità, delle tempistiche anche diverse. E poi comunque, ecco, sono utili, però come possiamo superare quelle che invece sono dei limiti che oggettivamente ci sono, forse rimangono, ma sta a noi un po' metterci quella creatività e poterli superare. Allora, qua si apre un tema enorme che necessiterebbe di tanto tempo. Due cose. Allora, primo è che il carico di utilizzo delle tecnologie ovviamente si è andato a sommare già al carico di utilizzo dei social, che prima erano la tecnologia più utilizzata, adesso abbiamo tanta didattica a distanza più i social, quindi c'è questo carico effettivamente enorme. Sul tema dei social, indipendentemente dalla DAD, è importante che ogni famiglia si dia le regole. Io non posso dire quali sono le regole giuste o le regole sbagliate, ma bisogna continuare a darsi delle regole. Delle regole che però non impediscano l'utilizzo, perché se ci pensate, sto vedendo i miei figli, è davvero l'unico momento che ogni tanto li fa socializzare anche a distanza. Vorrei dire questa cosa, adesso i social servono per quello che veramente sono stati pensati. Adesso abbiamo capito paradossalmente che i social, se usati bene, servono per tenere relazioni positive, per sentirsi vicini. È prima forse che li usavamo in modo distorto. Se c'è una cosa che l'esperienza della pandemia ha insegnato è che le tecnologie sono state inventate per delle cose utili, e se si usano bene sono utili, se si usano male no. È chiaro che poi qui si dovrebbe intervenire sul sistema scolastico, non si possono fare 5 ore come in presenza, ma questo lo dice anche la letteratura digitale, a ogni ora in presenza corrispondono 20 minuti di digitale. Non possiamo farlo, mi rendo conto, ma 5 ore no, però 3,5 si potevano fare, perché il carico è veramente troppo, ma su questo purtroppo non abbiamo il controllo, anche se per me è un problema molto grosso questo. D'altra parte, un'altra cosa ancora, se io limito con delle regole i social all'interno della famiglia, da sempre bisogna dare qualcosa in cambio. Cosa voglio dire? E quel tempo in cui il telefono è spento o è bloccato, io devo fare qualcosa con te. Magari non sempre, magari ti lascio un po' di tempo per l'ozio creativo, per leggere, per fare delle cose, magari scopri che ti piace leggere o qualcosa del genere, ma in quel tempo in cui ti chiedo, attraverso le regole, di non usarli, ti devo dare qualcosa in cambio. Giochiamo insieme, facciamo una passeggiata insieme, andiamo a mangiare il gelato insieme, se è possibile, cioè devo esserci un po' anche io. Ecco allora che l'equilibrio un po' si riesce a contenere.
spero di averti dato qualche indicazione in questo senso. Questo argomento è vero, ci sarebbe davvero da parlare per tantissimo tempo, perché le difficoltà... E poi, scusa Eleonora, c'è un altro aspetto, scusa se ti interrompo, che è tutto quello della media education, no? In qualche modo, dell'educazione ai social e agli strumenti digitali, dove ci sono delle regole. Per esempio, quando uno ti dice delle cose in maniera aggressiva attraverso un social, ci sono delle regole per rispondere o non rispondere, o cosa rispondere. O su cosa rispondere, cioè ci sono proprio delle tecniche che vanno educati, alle quali vanno educati i nostri ragazzi, eh? Cioè non è che anche qui non è tutto incontrollabile, eh? È invece un problema di utilizzo con competenza. Ok, è molto importante questa cosa. Non soltanto i ragazzi, ma anche noi adulti, perché insomma, mezzi social, diciamo che hanno messo in grave difficoltà anche noi adulti rispetto a questo. Di come rispondere, in che modo e in che tempi. Va bene, allora ti ringraziamo veramente, insomma, per questo tuo intervento. Ti ringrazio. Grazie. L'ufficio catechistico di Don Marco e di Gloria, che sono insomma insieme qui a me questa sera. E prima di lasciarci, giusto un avviso, insomma, del prossimo appuntamento, che sarà il 10 febbraio, e avremo con noi il dottor Saverio Sgroi. Se questa sera, diciamo, la serata è stata dedicata in particolare a quello che i protagonisti sono stati bambini e ragazzi, invece in quell'incontro racconteremo e tratteremo meglio invece il rapporto con le famiglie. Quindi, insomma, cercheremo di fare un ulteriore passaggio rispetto a questo nostro percorso formativo che stiamo tentando con i mezzi social di portare avanti come ufficio catechistico. Quindi, davvero grazie, insomma, per essere stato con noi questa sera, grazie davvero per l'intervento. Grazie a voi per la fiducia, grazie mille. Riascoltare, insomma, per cogliere tutte quelle sfumature, insomma, che quei suggerimenti che ci hai dato. Grazie a tutti e buona serata, insomma, alla prossima. Grazie ancora. Buon lavoro a tutti, grazie. Grazie.